Via Aldo Moro 2, Siena. Il presidio di San Miniato è costituito da due grandi strutture comunicanti tra loro, il corpo a monte dove si trovano i laboratori didattici e di ricerca, gli studi dei docenti, gli uffici amministrativi e lo stabulario, il centro didattico dove si trovano le aule, la portineria, gli uffici studenti e didattica, l'aula informatica, la biblioteca, il bar e la mensa. Si accede al presidio attraverso numerosi ingressi, l'ingresso principale non presenta barriere, vi si arriva da Viale Calamandrei. Ci sono però ampie porte pesanti con molla di richiamo, accessibilità condizionata. Dal parcheggio esterno si può entrare nel corpo a monte attraverso l'ingresso numero 13. Le porte sono ampie ma pesanti e rendono difficile l'ingresso in autonomia. I parcheggi riservati sono presenti sia all'esterno, sia nel parcheggio sotterraneo, ma al momento manca un sistema di risalita accessibile. Ascensori. Sono presenti numerosi ascensori, di dimensioni variabili ma tutti a norma. Il presidio San Miniato comprende, Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Dipartimento Scienze della Vita, Dipartimento Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Ufficio Studenti e Didattica Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Ufficio Studenti e Didattica Dipartimento di Scienze della Vita, Accesso alle aule e agli studi dei docenti. Il complesso didattico, al piano 0 sulla sinistra si trovano il front office e i due uffici studenti e didattica ai quali si accede suonando un campanello / citofono. C'è anche l'entrata accessibile per l'aula magna, che si sviluppa a gradoni ed è spaziosa con adeguata illuminazione e areazione. Al piano 1 si trovano la portineria e 25 aule tutte accessibili e spaziose. L'aula informatica è accessibile, ci sono due postazioni dotate di software assistivi, sintesi vocale e programma di video ingrandimento, programma di lettura per DSA, un programma per la matematica facilitata e un software per la creazione di mappe concettuali. Accesso allo sportello ufficio studenti e didattica. L'ingresso è fruibile ma è necessario suonare un campanello / citofono. Accesso alla biblioteca e fruibilità. La biblioteca di farmacia si trova al piano 1, è pari un'ampia entrata e la porta è sempre aperta, gli spazi e le scrivanie sono adeguati. Dal 2008 è presente una postazione accessibile costituita da una scrivania ad altezza variabile, con un PC dotato di sintesi vocale, un programma di ingrandimento e di un software per DSA, un video ingranditore, uno scanner, due tastiere speciali e mouse joystick, progetto condiviso con il sistema bibliotecario di Ateneo. Servizi igienici dedicati. Nel complesso didattico ci sono diversi bagni, comfort degli ambienti. Le porte sono di varie tipologie, quelle delle aule e degli studi dei docenti sono di larghezza adeguata e manovrabili, alcune porte delimitanti i corridoi invece sono molto pesanti con molla di ritorno, difficili quindi da utilizzare in autonomia. Buona l'illuminazione e la reazione degli ambienti sia naturale che artificiale. Nelle aule vi sono sia arredi fissi che arredi mobili. La pavimentazione è adeguata. Tecnologie per la didattica. Sono presenti due aule attrezzate per la teledidattica. Sono disponibili un Lean e un Podium. Accessibilità delle pagine web. I siti internet dei tre dipartimenti sono accessibili, con informazioni testuali e numerosi percorsi che consentono di muoversi agilmente tra le pagine. Riferimenti e contatti presenti in ogni pagina.